Presentata in conferenza stampa l'evoluzione informatica dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio. Stabilità viadotto Morandi Bisantis entro il 2018, primo intervento ANAS. Proloco Soverato e Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, una sinergia nell'interesse del territorio. Ottavo seminario della Scuola di Liberalismo di Catanzaro. Amici telespettatori, benvenuti a S1 Notizie. A Catanzaro si è tenuta una conferenza stampa di presentazione dell'evoluzione informatica dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio. Vediamo. Oggi presentiamo fra le varie iniziative che stiamo assumendo per il rilancio dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio un servizio particolare per i cittadini, che è la possibilità di avere i referti online. La refertazione online è stata costruita proprio per favorire l'accessibilità della struttura ai cittadini utenti che si recano presso la nostra struttura per fare esami di laboratorio analisi o anche esami radiologici, e l'importanza, diciamo, di questa iniziativa è che i cittadini possono ricevere direttamente a casa la refertazione senza ritornare presso la struttura per ritirare la refertazione cartacea. È un sistema molto innovativo che si inserisce comunque in una tentativo di innovare fortemente tutta la parte, diciamo, informatica dell'ospedale, che già si serve al suo interno, e anche questa è una parte che è stata potenziata della refertazione online tra i reparti, con il viaggio praticamente delle notizie in via informatica e non più in via cartacea. Tutto questo per costruire poi, anche su questo stiamo lavorando e a breve lanceremo la cartella clinica integrata, in modo da far viaggiare tutte le notizie tramite internet, sia all'interno che all'esterno della struttura. Il nuovo direttore dell'area Calabria ANAS, ingegner Giuseppe Ferrara, rassicura i cittadini automobilisti sulla stabilità del viadotto Morandi-Bisantis di Catanzaro. Vediamo quanto ha dichiarato. Ingegnere Ferrara, volevo che lei mi esprimesse le sue valutazioni sulla situazione strutturale del Ponte Morandi. Allora, il Ponte Morandi è una struttura pregevole, ben realizzata, che ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione. La situazione assolutamente non desta preoccupazioni per quanto riguarda la stabilità, però è utile e importante intervenire con la dovuta attenzione. Abbiamo elaborato un primo progetto di circa 2,4 milioni che dovrebbe ottenere il finanziamento con i fondi della Protezione Civile in accordo con il Comune. È stato uno dei primi interventi che abbiamo prospettato al Sindaco, che abbiamo verificato appunto con l'amministrazione comunale, e abbiamo inviato insieme al Comune appunto la nostra richiesta di finanziamento alla Regione. Ed è un intervento che speriamo di realizzare a breve termine. In coda noi avevamo programmato invece un ulteriore intervento, diciamo un po' più invasivo, di circa 5 milioni di euro, sempre per migliorare il livello manutentivo dell'opera. Il primo intervento è previsto per il 2018? 18. Sì, dovremo riuscire a intervenire per il 2018. In coda noi abbiamo programmato anche l'altro, quello un po' più consistente come importi, che è nella nostra programmazione. Era già la nostra programmazione ANAS. Cosa si sente dire tutti quei catanzaresi preoccupati comunque della situazione in cui versa il ponte? Non so, lei è anche a conoscenza di una denuncia fatta da alcuni automobilisti, anche ai giornali e ai quotidiani, proprio per le condizioni in cui versa il ponte. Si sente quindi di dare delle rassicurazioni in tal senso? Posso dire che il ponte è monitorato, stiamo verificando le condizioni. In particolare
ci stiamo adoperando per intervenire per migliorarne la fruibilità e soprattutto il grado di manutenzione. Non ci sono pericoli statici per il ponte, va però appunto monitorato e va fatto un intervento di manutenzione che cercheremo di fare nel più breve tempo possibile. Un protocollo d'intesa per siglare una sinergia di intenti, una collaborazione nell'interesse della crescita del territorio e per avere a disposizione una casa comune dove potersi incontrare, lavorare e realizzare insieme dei progetti. È con questo obiettivo che nella sede della Proloco di Soverato si è tenuta una conferenza stampa per ufficializzare questa partnership tra la stessa associazione presieduta da Pietro Melia e l'associazione provinciale Cuochi Catanzaresi presieduta da Filippo Galati. Francesco Corapi, il presidente regionale dell'associazione Cuochi Calabresi, e questo oggi è stato stipulato tra il Proloco di Soverato e l'associazione un protocollo d'intesa proprio per avere una sede stabile. Sì, diciamo che io rappresento in questo caso la Calabria, ma soprattutto in questo momento mi sento socio dell'associazione Cuochi Catanzarese. Naturalmente il mio compito in questo momento è quello di portare la mia testimonianza come presidente dell'Unione Regionale Cuochi Calabria e dare opportunità anche all'associazione di cui mi fregio di appartenere una testimonianza di partecipazione da parte di tutti i cuochi calabresi. Naturalmente questo momento è anche opportuno per far sì che le associazioni, in questo caso la nostra associazione con la Proloco, ha trovato in questo spazio, in questo luogo, uno spazio per poter avere un luogo fisico dove lavorare, dove organizzare, dove programmare le attività. Noi fino adesso, perché esistiamo da circa 22 anni sul territorio, siamo stati un po' qui, un po' là per l'attività di associazione, ma come sappiamo le associazioni hanno delle capacità finanziarie molto basse, di conseguenza abbiamo rinunciato alla sede fisica e ci siamo un pochino adattati a quello che erano le sedi temporanee o estemporanee che siamo riusciti a trovare. Un'associazione, questa, la vostra, sempre in crescita. Noi continuamente cerchiamo di dare opportunità ai nostri associati e soprattutto di dare opportunità ai cuochi calabresi. Noi intanto apparteniamo per affiliazione alla Federazione Italiana Cuochi, Federazione Italiana Cuochi che è la grande struttura, diciamo, a livello nazionale che, essendo una federazione, raggruppa circa 100 associazioni provinciali e territoriali, e poi la nostra regione raggruppa, che è l'Unione Regionale Cuochi Calabria, raggruppa circa 5 associazioni provinciali, di cui poi le singole associazioni provinciali raggiungono il territorio e sono sul territorio per lavorare e per dare opportunità a tutti i cuochi di essere rappresentate, ma anche di essere aggiornate di quelle che sono l'evoluzione dell'attività gastronomica e l'evoluzione delle caratteristiche culinarie sempre più sviluppate in ambito mondiale. Pietro Melia, presidente della Proloco. Presidente, la Proloco sta diventando la casa dell'associazione di Soverato. Abbiamo lavorato per questo. Quando mi sono insediato, lo ricorderete tutti, dissi che il mio obiettivo, un obiettivo prestigioso, era quello di mettere insieme e in sinergia tutte le associazioni. Sono tante, ne abbiamo scoperte lentamente, gradualmente, abbiamo aperto un dialogo e con alcune siamo riusciti a realizzare questo, quello che era inizialmente un sogno nel quale in pochi credevano. Adesso stanno arrivando piano piano, noi le ospitiamo, l'ultima arrivata è l'associazione dei cuochi, ma prima dell'associazione dei cuochi ci sono stati anche gli amici delle ferrovie, stiamo realizzando il museo, avete visto entrando alla Proloco, nella Proloco che cosa c'è sotto, su dei binari, un vecchio carrello ferroviario, e qui faremo il museo della ferrovia. Quindi siamo sulla strada giusta, però c'è ancora un tragitto lungo da percorrere, magari irto di difficoltà, con qualche problema, ma noi siamo testardi come i calabresi e quindi quando inseguiamo un sogno dobbiamo necessariamente raggiungerlo e faremo di tutto per raggiungerlo. Presidente, io ho sempre detto che Soverato è la città delle associazioni. A Soverato esistono forse più di 100 associazioni. E questo non mi pare che sia un dato positivo.
perché le associazioni che noi conosciamo sono poche per la verità, poi sulla carta ne esistono tante, ma la frammentazione non va bene, non funziona, non aiuta la città nella sua crescita o nelle sue aspirazioni di crescita. Allora, quelle che ci sono e che effettivamente operano sul territorio, che escano fuori. Noi siamo qui per ospitarle, per collaborare con loro, perché l'obiettivo deve essere uno e per tutti, e cioè lavorare per la crescita della città, del nostro territorio, solo ed esclusivamente questo. Lo spirito con il quale io faccio il presidente della Proloco è questo, e non c'è nessun retropensiero o altro nella mia testa. Io lavoro solo per questo, mi spendo per questo, spero che gli altri lo capiscano e che mi aiutino anche in questo percorso. E poter lavorare insieme, tutti insieme, in sinergia. Certo, certo, e altrimenti che stiamo qui a fare? Perché se continuiamo ad operare come abbiamo fatto fino ad oggi, ognuno per conto suo, insomma, non andremo da nessuna parte, faremo solo un danno a noi stessi, alle nostre associazioni, ma soprattutto alla nostra comunità, che poi alla fine è quella che paga di più. Filippo Galati, il presidente provinciale dell'associazione Cuochi. Questa sera è stato stipulato un protocollo d'intesa proprio con la Proloco per avere una sede stabile qui al Soverato. E finalmente, sì, dopo 22 anni dalla nascita, finalmente abbiamo una casa nostra, grazie alla Proloco, grazie al presidente Pietro Melia, che ci ha chiesto solo di essere vicini a loro nel cercare di far crescere questo territorio sia a livello enogastronomico ma anche a livello turistico, culturale e quant'altro, e noi siamo ben felici di farlo, sperando di avere con noi altre associazioni che, prendendo spunto da quello che abbiamo fatto noi, anche gli altri vengono per far crescere questo territorio, che ne ha bisogno, perché Soverato è davvero un fiore all'occhiello della Calabria. Quando io dico che abito in questo territorio, tutti quanti mi dicono: ah, che bello che è, perché effettivamente il buon Dio gli ha dato tutto a Soverato per essere bella. Forse l'uomo però fa di tutto per rovinarlo un po'. Ecco, noi dobbiamo cercare di far migliorare il territorio, tirando fuori le eccellenze agroalimentari, creando sinergia con i ristoratori, con gli albergatori, stimolando i politici a fare qualcosa di più per far sì che il territorio cresca, insomma. La vostra associazione, che è sempre in crescita. Sì, allora, la nostra associazione provinciale appartiene a quella regionale, alla Calabria, che a sua volta fa capo alla Federazione Italiana Cuochi, che ha la sede a Roma. La Federazione Italiana Cuochi ha circa 20.000 iscritti e appartiene alla VAX, alla World Association Cooks, che è l'associazione mondiale dei cuochi, e siamo secondi solo agli Stati Uniti per numero di iscritti. Ma d'altronde è normale, l'Italia è un mondo di cuochi, e io dicevo prima al presidente Melia, da buon giornalista qual era della TV, che noi dobbiamo ringraziare moltissimo la televisione, perché grazie alla TV i cuochi sono venuti fuori alla grande proprio. Non c'è trasmissione televisiva che non ha un suo cuoco. D'altronde la tavola è il momento importante per l'uomo da sempre, e negli ultimi anni questa cosa si è ancora più rafforzata e quindi si porta avanti tantissimo il mondo dell'enogastronomia. Ecco, voi cuochi, quanto ci mettete della cucina della familiare, quella della mamma, della nonna? Io l'ho detto prima, la mamma è il cuoco migliore che ci sia sulla faccia della terra, perché la cucina è amore. Senza ombra di dubbio, se non cucini con passione e con amore non puoi andare da nessuna parte. Noi cuochi cuciniamo, ci possiamo mettere tutto l'amore di questo mondo, però cuciniamo principalmente per i soldi, perché siamo dei professionisti e veniamo pagati. Le mamme cucinano per amore, per i figli, e direi che fanno davvero di tutto per accontentare il proprio bambino. Io sono l'autore dell'inno nazionale dei cuochi della Federazione Italiana Cuochi,
e nella canzone c'è un passo che dice che non c'è mamma che non ama la cucina con passione per il figlio piccolino, soprattutto cose buone. Ecco, la mamma è davvero l'autrice della cucina migliore che ci sia a livello mondiale, e lo dice la natura stessa, non è che ci vuole molto per capirla, è così. E d'altronde poi quando si cresce si dice la cucina di mia madre era la migliore di tutto, perché quell'amore lo mette solo la mamma per il proprio figlio. Cuochi catanzaresi che ultimamente sono alla ribalta internazionale. Perché, beh, quello è il cuoco calabrese, anche se nel gruppo della Calabria ci sono quelli catanzaresi, perché da 2 anni abbiamo formato un team che partecipa ai concorsi nazionali e internazionali, quindi alle Olimpiadi, ai campionati italiani, ai campionati del mondo, e sia alle Olimpiadi sia ai campionati italiani abbiamo fatto bellissima figura, abbiamo portato delle medaglie, una medaglia di bronzo ultimamente ai campionati nazionali, e noi siamo davvero orgogliosi di questo. Ma d'altronde la cucina nostra, la cucina calabrese, che era detta la cucina povera, oggi è una cucina eccellente, perché quei prodotti, gli ortaggi, i prodotti cosiddetti poveri, si è scoperto ormai da un bel po' di anni che sono dei prodotti eccellenti, dei prodotti importanti per la crescita dell'uomo. L'associazione Universo Minori, in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Catanzaro, ha organizzato un concorso rivolto agli alunni delle classi prima e seconda degli istituti di istruzione secondaria di primo grado della città di Catanzaro dal titolo «Noi ragazzi di oggi, donne e uomini del futuro, uniti contro l'illegalità». Lo scopo di questa interessante iniziativa è quello di avvicinare i ragazzi alla lettura e stimolare l'interpretazione critica del testo Fragola, limone e cioccolato, un'intesa vincente dell'autrice Rita Tulelli. L'iter del concorso prevede la stesura di alcuni elaborati da parte di ogni scuola concorrente, che verranno valutati da una commissione di esperti nominata dal presidente dell'associazione Universo Minori e dall'assessore alla pubblica istruzione del comune di Catanzaro. Le 3 scuole che avranno effettuato l'elaborato migliore in relazione ai criteri stabiliti dai membri della commissione valutatrice saranno premiati con un personal computer per il primo classificato, il secondo invece riceverà un videoproiettore, mentre per il terzo classificato il premio sarà uno scanner. I premi sono stati offerti dall'associazione Universo Minori. E presso l'Università Magna Grecia si è svolto l'8° seminario della Scuola di Liberalismo di Catanzaro. Vediamo il servizio. La sharing economy è l'economia della condivisione, cioè la possibilità da parte di ciascuno di noi di utilizzare un bene per un certo periodo di tempo senza averne la proprietà. Quindi la possibilità di utilizzare un'automobile con o senza il guidatore per un certo periodo senza appunto doverla necessariamente comprare. Questa sharing economy è vecchia quanto il mondo, abbiamo sempre avuto per esempio la possibilità di andare a prendere una camera d'albergo, però nell'attuale momento le possibilità della tecnologia con le nuove piattaforme rese possibili dall'informatica e dalle telecomunicazioni rendono questa sharing economy un settore in grandissima espansione, proprio per la possibilità di mettere in relazione diretta chi ha dei beni, vuole offrirli sul mercato, e chi ha bisogno di utilizzarli. All'8° seminario della Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises 2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro, il professor Gianfranco Fabi, editorialista del Sole 24 Ore e di Radio 24, ha trattato il tema «La sharing economy al tempo della globalizzazione». La sharing economy è un fenomeno che si riconosce in molti settori e può essere riguardata e studiata da diverse angolazioni, ha innanzitutto evidenziato Sandro Scoppa, presidente della fondazione organizzatrice, nell'introdurre la trattazione. La stessa, al pari della maggior parte delle istituzioni sociali, rappresenta un prodotto non previsto e non programmato dell'interazione sociale, formatasi spontaneamente nel processo di mercato.
Detto fenomeno, ancora giunto l'avvocato Scoppa, si è rapidamente diffuso in ogni parte del pianeta, raggiungendo e coinvolgendo anche a molta distanza persone, ambienti, luoghi, beni e servizi. Una cosa impensabile solo qualche anno fa, ma che ora è stata resa possibile dalla tecnologia del nostro tempo e da quel fenomeno che è la globalizzazione. È quindi intervenuto il professor Gianfranco Fabi, il quale ha sottolineato che la sharing economy non è una realtà nuova, ma un modello economico che sta avendo una grande espansione grazie alle moderne tecnologie che sfruttano le potenzialità dell'informatica e delle telecomunicazioni. Si creano in tal modo piattaforme digitali che possono mettere in relazione domanda e offerta in una logica di mercato sempre più ampio e così settori come quelli dei viaggi in auto, della ricerca di camere d'albergo o alloggi di vacanza, dei servizi professionali e finanziari oppure nel campo dell'informazione, la sharing economy può offrire grandi opportunità. In sostanza, essa allarga enormemente il numero di coloro alla cui vita possiamo contribuire e che per tale ragione devono in cambio fornirci ciò di cui abbiamo necessità. La sharing economy, ha poi concluso il professor Fabi, si muove sostanzialmente nel solco del liberalismo e risponde alle logiche del mercato, che è un segmento dell'intero processo sociale nel quale è sovrano il consumatore. Quest'ultimo, infatti, con le sue scelte determina l'oggetto della produzione, nonché la qualità e la quantità della fornitura di beni e servizi e in via finale il successo o l'insuccesso di un imprenditore o di un qualunque altro attore. La sharing economy è una grande opportunità, richiede ovviamente delle regole che possono garantire gli utenti, i cittadini di fronte all'offerta di questi servizi, ma occorrono delle regole anche che non blocchino questa novità, questa evoluzione che può offrire delle grandi opportunità anche di lavoro, anche per la progettazione di queste nuove piattaforme, per l'offerta di nuovi servizi. Quindi, come tutte le cose che possono ampliare il mercato, che possono ampliare le opportunità da parte dei singoli, è una cosa che va nell'ottica di un'economia liberale, un'economia che richiede appunto una ampiezza di mercato, ma anche una responsabilità da parte degli operatori. Alla fine della relazione si è svolto un articolato dibattito nel corso del quale i partecipanti al seminario hanno avuto modo di proporre le loro riflessioni sull'argomento trattato e di sottoporre quesiti, domande e considerazioni al relatore. Il prossimo appuntamento, il nono della Scuola di Liberalismo di Catanzaro, è fissato per il 24 marzo alle ore 15, sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Magna Grecia. Interverrà il professor Giampaolo Garzarelli dell'Università La Sapienza di Roma, che tratterà il tema decentramento del settore pubblico, mercato e libertà. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazionescoppa.it. In seguito all'aggressione di due giocatori del Catanzaro, Lega Pro Girone C, avvenuta nel parcheggio dello stadio Arturo Valerio al termine della partita persa a Melfi lo scorso 11 marzo, 19 tifosi della formazione giallorossa non potranno assistere a manifestazioni sportive per i prossimi 3 o 5 anni. In particolare il questore di Potenza, Alfredo Anzalone, ha disposto il DASPO per 16 maggiorenni, mentre per altri 3 minorenni è stato avviato il procedimento amministrativo per l'applicazione della stessa misura. E anche per oggi abbiamo concluso. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci ai prossimi appuntamenti.